Radio Forcella on the road, buon pomeriggio a tutti dal vostro Gianfranco ed eccoci qui per il terzo giorno consecutivo del presidio ad oltranza da parte dell'associazione Governo del Popolo. E quello che state vedendo è il presidente in persona dell'associazione Francesco Carbone, che stamattina è venuto qui a Napoli dopo che ieri un agente della Digos ha cominciato un po' a rompere i marron glacé ai manifestanti. Carbone, infastidendosi di questa cosa, ha subito avvisato il questore, pure avvisando di non dare fastidio ai manifestanti. Naturalmente la motivazione è sempre quello che vi ho detto l'altro giorno: il ripristino della legalità e soprattutto l'arresto immediato. Ecco qua. Poi controllo corretto del modello 45 e applicazione della legge e della Costituzione affinché nessun altro illecito venga commesso con l'abuso di questo modo. Quindi diciamo che è un escamotaggio per aiutare questi delinquenti, che loro stanno perfetto. Se lo vogliamo dire proprio in parole, quindi lo scopo adesso è trovare qualche magistrato coscienzioso che va a analizzare tutta questa situazione e quindi... Sì, ma non c'è bisogno neanche di fare indagini, perché il presidente dell'associazione ha già tutte le prove possibili e immaginabili, quindi il magistrato non dovrà fare altro che visionare, denuncia e prove all'ora. E aggiungo che questi ragazzi fanno questo non avendo nessun partito alle spalle, lo fanno solo per pura coscienza, per un senso di giustizia. Visto che questa nazione la giustizia sia andata, facciamo una parola, a farsi benedire. Okay, evitiamo, no? A farsi benedire, diciamo. Ok, raga, abbiamo fatto questo breve video. Ecco qua pure, come avete sapito il motivo, e noi siamo un saluto al nostro Alan. Salve. Ciao a tutti Alan. Ragazzi, non molliamo. Non molliamo ragazzi, mi raccomando, ok? Ok, benissimo. Per il momento è tutto, vi ricordiamo il motivo del presidio e soprattutto, mi raccomando, venite qui, anzi volete lasciare una sfida al consigliere Borrelli, vieni pure tu, invece di fare il pagliaccio davanti al tunnel della Vittoria a difendere quei massoni, vieni pure tu ad affiancare il caro Carbone, vieni pure tu caro consigliere comunale, ti aspettiamo, ok? Magari ti offriamo pure una pizza se ti fa piacere. Ok, da Gianfranco è tutto, appuntamento a dopo.